la legge che dona libertà. In questo brano di Vangelo Gesù critica nel cuore il precetto del sabato, smascherando l'ipocrisia dietro questa legge e mettendo al centro l'uomo e la presenza tra noi di Cristo, che è compimento di ogni legge. Dal Vangelo secondo Marco. Di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a raccogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» I farisei, criticando i discepoli, criticano Gesù e la sua autorità. L'accusa è pretestuosa ed eccessiva anche per i più rigidi farisei, che raccogliere spighe mentre si attraversa un campo sia da considerare lavoro. La lettura e il contesto ci fa intendere come l'episodio sia solo un pretesto, ma che diventa per Gesù un'occasione per un insegnamento. Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame?» Già l'essersi paragonato a Davide doveva risuonare come scandaloso, ma Gesù va ben oltre. Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. Gesù paragona il Tempio a quel campo. Si riconosce un'autorità pari a quella del sommo sacerdote. Gesù non solo mette in crisi un sistema di leggi, ma pone se stesso come nuovo criterio e nuova legge. E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Gesù con questa frase compie una doppia rivoluzione. Da una parte pone il primato dell'uomo sopra la legge, dall'altra dice di essere lui Signore del sabato. Per i farisei il riposo del sabato era sacro e da consacrare solo a Dio. Per Gesù ogni legge deve avere per fine il bene dell'uomo. E come criterio ultimo la persona stessa di Gesù. È un brano che interroga la nostra libertà, mette al centro la nostra coscienza, ci orienta alla libertà che Cristo ci ha insegnato. Nella tua libertà è la mia gioia.